Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui come sempre Ale Lorenzi e per chi non mi conosce sono un media buyer e un imprenditore digitale, ho una mia agenzia con il quale aiuto e-commerce, info business a ottenere risultati incredibili attraverso le strategie di advertising e di marketing e in questo video voglio parlarti di tre tips, tre suggerimenti che puoi mettere immediatamente in atto per migliorare i risultati delle tue campagne pubblicitarie, per cui se argomenti come l'advertising, il marketing, il business online ti piacciono, iscriviti a questo canale, stiamo veramente crescendo tanto, è merito anche tuo e io ti ringrazio veramente tantissimo. Primo disclaimer, i video dove vedi la lavagna sono video spesso molto lunghi, ma non sono dei colabrodo assolutamente, sono dei video dove voglio darti tantissimo valore. Io ogni video che registro, soprattutto quelli con le lavagne in particolar modo, sono video che ho preparato tantissimo e che vedo come proprie vere e proprie lezioni che puoi veramente studiare, ristudiare, ristudiare. Quindi prendi appunti, riguarda questo video e soprattutto condividilo a tutte quelle persone che magari queste tematiche possono svoltargli la giornata o aiutarle con magari qualcosa da risolvere, motivazione o stanno studiando magari questi argomenti. Oggi parliamo di Meta Ads, quindi campagne pubblicitarie su Facebook, campagne pubblicitarie su Instagram, entrambe fanno parte del mondo di Meta e come ti ho anticipato ti do tre strategie, tre tips che puoi portarti immediatamente a casa che puoi applicare fin da subito. Andiamo subito al punto numero uno. Il punto numero uno inizia proprio con una domanda, ovvero dov'è il tuo target? Il target è il pubblico che vuoi raggiungere, i tuoi potenziali clienti e non è una domanda a caso e non è riferita esclusivamente ad un luogo geografico. Quindi quando ti chiedo dov'è il tuo target nelle Meta Ads non sto parlando solo di si trova in Veneto, in Campania, piuttosto che a casa, piuttosto che in giro. Cerchiamo di scendere un po' più in profondità. Quando noi abbiamo a che fare con le Meta Ads, oggigiorno, in questo momento in cui registro e lo sottolineo perché in questo mondo le cose cambiano velocemente ed è per questo che è importante guardare questi video perché ne pubblico una valanga e puoi sempre rimanere aggiornato sul pezzo. In questo momento noi abbiamo i posizionamenti Advanced, ok? Plus. Ok, scrivo malissimo, lo so, non so come migliorare, cerca di seguirmi, ok? Abbiamo i posizionamenti, abbiamo il target Advanced Plus, ovvero di che cosa stiamo parlando? Meta, che è il proprietario di casa, nelle sue campagne pubblicitarie ti dà la possibilità di sfruttare questa tecnologia a livello di algoritmo che va a combinare l'algoritmo e l'intelligenza artificiale, quindi è una tecnica molto avanzata, diciamo così, a livello di elaborazione dei dati e che permette in autonomia di capire chi risponde, chi non risponde, eccetera, eccetera, e è basata completamente sull'algoritmo. Quindi io vado ad attivare, ad esempio, i posizionamenti Advanced Plus, cosa succede? Lui ha all'interno, ad esempio, Instagram, Facebook, gli audience network, tutti quei posizionamenti che sono magari di Meta, che sono in giro per i siti, no? Tipo i banner, Messenger, WhatsApp, eccetera, eccetera. Vado ad attivare questa sezione, quando vado a scegliere i posizionamenti, lui in automatico inizia distribuendo in modo equo e poi magari si focalizza solamente magari su Facebook, perché riconosce che le persone che producono risultato magari sono solo su Facebook e solo su Instagram, ok? Ovviamente però in questo modo lui lo fa in automatico. Ecco, quando ti voglio dire dov'è il tuo target, scelgo di andare un po' più in profondità. Questa parte funziona bene soprattutto all'inizio. In questo momento, quando io voglio scalare le mie campagne pubblicitarie, mi chiedo dov'è effettivamente il mio target. Quindi al di là della posizione geografica che abbiamo già dato per assodato che tu lo sappia e che quindi tu abbia già capito che è il buyer persona, altrimenti tranquillo, ma qui su questo canale trovi dei video che ti aiuteranno a identificare dov'è il tuo target e chi è il tuo buyer persona. Quando voglio scalare le mie campagne pubblicitarie, mi chiedo dov'è il mio target e vado a fare quell'operazione che io chiamo togliere i rami secchi, ovvero vado a togliere tutto quello che non mi serve. Vado a guardare magari le statistiche, vado a vedere magari con un sistema di tracciamento tipo Red Track, tipo Iros, tutta la giornata e tutto il viaggio che fa il mio target e magari mi accorgo che veramente è solo su Instagram e solo su Facebook, quindi questi non mi servono. Vado ad ottimizzare, quindi mi chiedo dov'è il mio target. Il mio target è solo su Instagram, ma non lo faccio mentalmente, cioè non è che ho un'ipotesi e dico sì, secondo me è su Instagram. No, vado a elaborare i dati, i risultati, i KPI che ho ottenuto dalle mie campagne pubblicitarie e sì, possiamo dirlo, questo è un video prettamente per chi sta iniziando la fase di scaling, quindi se sei un pochino
a un passo precedente, guarda gli altri video e poi arriva a questo, ma quando voglio scalare, ok, quindi migliorare i risultati, ho già dei risultati, voglio ottenerne di più in miglior quantità e in maggior numero, vado a togliere quelli che sono i rami secchi. Quindi dov'è il mio target? Ok, il mio target è solo su Instagram, faccio delle ads pensate su Instagram, il mio target è solo su Facebook, ok, cosa fa su Facebook il mio target? Cosa guarda? Che cosa commenta? Ok? E mi soffermo su tutti questi aspetti che però sono degli aspetti centrali. Quindi il primo punto è capire dove io posso inserirmi per pulire ancora di più i dati e migliorare questi risultati. Perché, come sai, sicuramente se sei in fase di scalata, ogni dato ha un costo. Quindi avere dei risultati su Instagram, costo. Avere risultati su Facebook, costo. Audience network, costo. E viceversa, e avanti così, ok? Va da sé che ci sono dei costi buoni qui, se il mio target è qui, questi sono costi che mi stanno alzando il costo per risultato, dove sto raggiungendo con le impression, con la copertura, delle persone che però non mi servono perché magari non producono risultato, e quindi già andando a togliere tutto quello che non mi serve io posso ottimizzare tantissimo. La stessa cosa la puoi fare anche con altre cose, altri aspetti, tipo età, ok? Anche qui magari io dal buyer persona capisco che il mio target è 25-55 anni, però poi guardo i risultati che ottengo, li metto a microscopio. Ovviamente questa operazione non farla quando hai un numero insignificante di risultati, cioè se hai avuto 10 clienti, sì, ovviamente ti dà una prima analisi, ma non è come averne 100, ok? Potresti avere un campione estremamente ridotto che magari potrebbe essere fuorviante, quindi assicurati ovviamente di avere abbastanza risultati. Ecco perché questo video lo dedico a chi vuole scalare e ottimizzare, ok? Quindi non è il tuo caso, se hai appena acceso la prima campagna devi capire se otterrai risultati, quindi abbiamo già abbastanza. Quindi la buyer persona magari capisco che è 25-55, ma inizio a metterlo a microscopio, quindi vedo che magari 25-35, 36-45, 46-55, e magari vedo che nel 46-55 effettivamente qua ci sono i soldi, qui produco le vendite, e allora vado anche in questo caso a togliere dei rami secchi che assolutamente non mi servono, ok? La stessa cosa la puoi fare con il genere, ok? Quindi mi servono solo uomini, mi servono solo donne, mi servono tutti, mi servono quelli che non l'hanno dichiarato, ok? Quando vuoi scalare, quando vuoi ottimizzare, cerca di capire anche sì dove c'è margine di scalata, quindi dove posso effettivamente ottenere ancora più risultati, ma dove anche sto pagando dei passaggi, dei posizionamenti, dei dati che però non mi servono in questo momento, ok? Quindi dov'è il mio target significa in questo caso, e lo ripeto ancora una volta perché non voglio che sia interpretato male, in questo caso metto effettivamente al microscopio tutti i risultati che ho ottenuto, perché è un approccio il mio scientifico, quindi ho abbastanza dati da mettere in un microscopio e dire ok, questo funziona, questo non funziona, questo mi va bene, questo non mi va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, cerchiamo dei tratti comuni per togliere quelli che non ci interessano e focalizzarci invece su quelli che ci servono. Giriamo il foglio e andiamo al punto 2 di questa video lezione. Come sempre, se ti piacciono questi argomenti, mi raccomando, iscriviti al canale, anche perché per te è un'operazione semplicissima, per me è veramente fondamentale. Tra l'altro questo canale sta esplodendo, quindi grazie. Secondo punto, ripeto, questo video è sempre per chi vuole scalare, quindi magari queste sei le prime armi potresti sentirti un po' spaesato, ma non preoccuparti, con il tempo, con l'esperienza, con lo studio, con la formazione lo capirai. Tra l'altro ti invito a spulciare tutti i video che vedi sul canale. Un'altra cosa che mi funziona molto bene in fase di scalata, quindi oltre a mettere a microscopio tutto e dire ok, qui funziona, qui non funziona, qui posso ottimizzare, qui no, è far capire chiaramente quelle che sono le mie intenzioni all'algoritmo, quindi lavorare di CPI e di manual bidding. Ora, sicuramente se stai scalando sai già che le campagne pubblicitarie si muovono su un principio di asta, quindi questa nozione non ti è assolutamente nuova, e che ovviamente hai dei competitor, no? Cioè se io vendo questo pennarello non sarò mai il solo, ok? Magari ci sono altre 10 persone, ovviamente si basa su un principio di asta, io metto 50 euro al giorno, Mario ne mette 100, Luigi ne mette 1000, 1000 di Mario alzano comunque un po' i costi di mercato delle campagne pubblicitarie. Ecco, quando vuoi scalare, soprattutto sei pronto a farlo, che è una cosa importantissima, essere pronti a farlo, che significa avere abbastanza creatività, capire che cosa funziona, capire lo storico del cliente, capire l'output che possiamo aspettarci, avere dei benchmark, avere dei KPI, insomma avere dei valori che ci permettano di scalare tranquillamente. Troppo spesso, ahimè, vedo persone che vogliono scalare magari per entusiasmo di aver lanciato le prime campagne, aver visto dei risultati interessanti
e vogliono scalare in modo massiccio, bellissimo, però rischi di farti male se non hai effettivamente tutto quel quadro che ti permette di farlo con una strategia, e questa è la cosa importante. Ecco, quando noi abbiamo una campagna pubblicitaria che ci funziona, ovviamente qui semplifico, no? Cioè ti dico una campagna pubblicitaria, dentro magari ci sono più gruppi di inserzione che a sua volta hanno dentro i X inserzioni, ok? Quindi va bene, ok? Qui te la faccio molto semplice, perché poi dovremo scendere anche in profondità, CBO, ABO, eccetera, eccetera. Magari ne possiamo parlare anche in alcuni video, quindi fammelo sapere con un commento. Ecco, quando io voglio scalare questo, che so essere il mio cavallo vincente, ok? E ho tutti i dati per dirlo, quindi è una scelta oggettiva, non è una scelta emozionale, di fretta, eccetera, eccetera. Posso dire all'algoritmo, ok, guarda, metto sul tavolo questo budget, che ovviamente deve essere più alto rispetto a quello che hai testato per scalare, ok? Quindi, non so, supponi che hai usato 100 euro, adesso gli dici, guarda, ho 1000 euro al giorno da usare, ok? E questo ovviamente dà un segnale chiaro a Meta di dire, ok, Ale Lorenzi mi lancia questa campagna con 1000 euro al giorno, quindi diventi, come l'esempio che abbiamo fatto prima, no? Sono io metto 100, Luigi mette 500, Mario mette 10.000, i 10.000 di Mario sul piatto pesano di più. Quindi diamo un chiaro segnale all'algoritmo che vogliamo vincere l'asta, e poi c'è la tecnica abbinata anche della CPA, ok? Questa qui è una strategia molto interessante che ho imparato in America, che ho usato tantissimo negli infoprodotti e negli e-commerce, ovvero, lo scrivo in rosso per farlo risultare, alzo il budget, quindi budget, ok, nettamente più alto, mettiamo 1000 euro al giorno, ma non devi prenderlo come riferimento, perché tu magari sei già partito da 1000 euro al giorno, quindi 1000 euro al giorno magari per te non è scalare, ok, quindi devi capire la proporzione in ciò che stai facendo, e gli vado a mettere più la CPA, ovvero quanto io sono disposto a pagare quel risultato. Ora, se io voglio effettivamente dominare la mia asta, e quindi dire a Facebook, ragazzo mio, amico mio, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo ottenuto tanti risultati, perfetto, sono pronto a darti fiducia perché voglio ancora più risultati, quindi ti darò ancora più budget, ok? Se normalmente il costo per acquisto di questo pennarello, ok, è 10 euro, vuol dire che mediamente a me costa 10 euro, che ho trovato la quadra, che il mercato è quello, eccetera, eccetera. Ripeto, questo video ha tanto valore, visione dall'alto, vuoi video deep, fammelo sapere con un commento, li leggo tutti, belli o brutti, quindi leggerò anche il tuo in tal caso. Perfetto, il mio pennarello costa 10, metto 1000 euro al giorno perché solitamente ne ho messi 100, quindi sto già dicendo a Facebook, guarda che voglio investire di più, perfetto, alzo anche la CPA, quindi se la mia CPA normale è 10, gli metto una CPA target, ovvero come obiettivo magari di 30, e tu dirai, Male, ma sei scemo? Perché vuoi fare una cosa del genere se il pennarello ti costa 10? Per dominare l'asta e schiacciare la concorrenza, ok? Questo perché? Perché da un lato dico a Meta, guarda che io sono disposto a investire di più, quindi non sono più il pischello di prima che gioca non gioca, adesso voglio fare il gioco dei grandi, e sono disposto a pagare più di tutti il costo di acquisto di questo pennarello. Perché lo facciamo? Perché ovviamente questo segnerà un trend in rialzo, ok? Magari i primi giorni effettivamente avrai una CPA più alta, quindi va tenuto in considerazione che i primi giorni non avrai la CPA magari 10 euro, lo pagherai un po' di più questo singolo pennarello, ma questo traino che tu avvii fa alzare i costi pubblicitari ai tuoi competitor, e quelli che stavano giocando saltano per aria, quindi spariranno, spengono le campagne e tu vedi un trend al ribasso, ovvero domini l'asta, vendi, la CPA si abbassa, ma vedrai molti meno competitor in zona. Questa cosa io la uso anche negli info business, ad esempio. Quando si vuole fare uno scaling massiccio, si parte anche da questo. E ripeto, va capita la campagna, vanno capiti i dati, bisogna essere nelle circostanze, ci sono tante variabili, ok, da considerare, ma questo mi permette, quando ho quei competitor che magari sono nati l'altro ieri e vogliono fare i fighi, ma che non possono fare i fighi perché non hanno il budget, non hanno una struttura e non tracciano i dati, mi permette di farli fuori velocemente. So che magari i primi 2-3 giorni devo stringere i denti, perché non è che non produco risultato, produco risultato, ma magari mi costa di più, ma poi mi ritorna nei range o comunque si abbassa. Perché? Perché ovviamente 2-3 giorni, perché i miei competitor o i competitor del business che sto seguendo, e ti ripeto, io lo uso sia negli e-commerce sia negli info business, ok, cosa fanno? Aspettano,
due o tre giorni, perché il primo giorno dicono, oddio, c'è qualcosa che non va. Il secondo dicono, aspetto ancora oggi per capire, perché magari è una bad delivery, iniziano a farsi un po' di paranoie. Il terzo diventa insostenibile e spengono e quindi, pam, va giù. Ovviamente non spegneranno tutti i tuoi competitor, perché ci sarà anche chi all'interno del bacino di competitor ha la forza di resistere. Però capisci che tu stai dando un segnale interessante, ok? Ovviamente, ripeto, CPA target 30 euro, budget giornaliero 1000 euro sono esempi, ok? Devi sempre rapportarlo a quello che stai facendo tu. Andiamo al terzo tips, terza strategia. Terza strategia, scalare in verticale e scalare in orizzontale. Ci sono molti tipi di scaling, ok? In questo video te ne ho voluti dare tre, come ti ho detto più volte, fammi sapere se ne vuoi altri, io con piacere registrerò questi contenuti. Tu puoi scalare fondamentalmente le tue ads in verticale, adesso vedremo come, oppure in orizzontale, ok? Cosa uso io? Entrambe, ok? Entrambe, soprattutto puoi usarlo sia sugli e-commerce, sia sugli infoprodotti e ovviamente va poi contestualizzato, ok? In che cosa? Nella tua nicchia, livello di competitor, livello di offerta, livello di budget, livello di tempo in cui vuoi scalare, ma vediamoli, mettiamoli al microscopio. Partiamo dal primo. Scalare in verticale è quello che a me diverte di più. Quindi diamo per assodato che noi scaliamo quando abbiamo dei risultati, quando vogliamo ottenere ancora più risultati e quando abbiamo un numero significativo di dati, ok? Cioè non è che ci improvvisiamo a scalare così, ok? Se no ti fai male, cioè per me puoi anche farlo, però ti fai veramente male. Se tu passi da 100 euro al giorno a 1000 euro al giorno su una campagna che per 3 giorni ti ha prodotto dei bei risultati e sei gasato, devi essere consapevole che hai pochi dati e puoi farti male, ok? Quindi ripeto, per me puoi farlo, con la consapevolezza che potresti farti molto male. Quando invece abbiamo tanti dati e decidiamo di scalare in verticale, a me diverte molto, perché vuol dire scalare un po' anche come ti parlavo nel primo punto, dove è il mio target, no? Scalo per età, scalo per genere, scalo per creatività, nel senso che magari questa creatività mi ha funzionato molto bene, ok? Come posso modificarla appena o creare delle variabili che siano molto simili e che mi possano produrre altri risultati, sapendo che quell'esempio ha funzionato molto bene? Oppure scalo per copy, per esempio, non so, questa headline ha funzionato molto bene, cosa succede se tolgo la headline o modifico la headline o metto un sinonimo, ok? E testo e scalo anche per copy, per creative, per genere, per posizionamento, quindi come dicevamo prima mi accorgo che ad esempio magari Instagram mi funziona di più di Facebook, quindi provo a scalare Instagram o appunto altri posizionamenti, o ancora facciamo un altro esempio di scaling in verticale, scalo ad esempio anche il budget, ok? Quindi prendo ciò che mi funziona, duplico e gli do un impatto importante, l'esempio che facevamo prima, no? Duplico da 100 euro al giorno e lo porto con la CBO con 1000 euro al giorno, con la CPA scusami, con i 1000 euro al giorno eccetera eccetera. Scalo in verticale, ok? Scalo in orizzontale, più semplice come concezione se vogliamo, ovvero vado ad aumentare il budget speso, qui puoi farlo con delle regole, puoi farlo manualmente su più giorni eccetera eccetera, ma vado ad aumentare il budget gradualmente. Ok, quindi non so, primi 2 giorni sono partito a 1000 euro al giorno, ok, vedo che va tutto bene, porto a 1500, ok, ma lavoro sempre sulla stessa campagna o sullo stesso gruppo di inserzioni, cioè mi allungo il budget, ok, cioè non è proprio bellissimo, però aumento il budget, mentre qui duplico ciò che ha funzionato e provo a testare, a scalare determinate età. Attenzione in che senso testare, per tutto questo, Vale, quindi qui duplico e lancio, duplico e lancio, duplico e lancio, duplico e lancio, ma tutte le riflessioni che io faccio a questo livello sono tutte riflessioni fatte su qualcosa che ha funzionato, cioè se io so che il mio buyer persona, prendiamo l'età, mettiamola al microscopio, ok, alla lente di ingrandimento, il mio target è 25-55, l'esempio che facevamo prima, però guardando i dati io mi accorgo che le fette dominanti sono 35-45, 46-55. Allora che cosa faccio? Prendo la mia inserzione così com'è, che so che funziona, cioè un'inserzione vincente, dove ho tutti i dati che abbiamo detto prima, e la duplico verticalmente, vuol dire che magari mi faccio due campagne, due gruppi di inserzioni, uno 35-45, questo, uno 46-55, questo. Perché? Perché so che queste mi produrranno risultati, quindi non è che mi vado a improvvisare cose, ok?
Stessa cosa qui, anche quando voglio testare magari scalare in verticale dei copy, sì, però la base rimane sempre la stessa, quindi magari ho un copy che ha funzionato, provo magari a inserire una piccola headline per vedere se cambia qualcosa, ma il 90% di quel copy ha funzionato, ok? Non vado a creare una situazione in cui ho quattro copy completamente diversi, perché lì non sto in quel caso scalando, sono nella fase di test, cioè vado a capire, quindi sono un po' prima, magari sarebbe bello un video, fatemi sapere, su proprio questo, capire le varie fasi, però in quel caso se io vado a creare quattro copy diversi mi sto domandando quali altri potrebbero essere quelli vincenti, qui io so già che cosa funziona, ok? Perché? Perché devo limitare ovviamente la possibilità di rischio, la possibilità di farmi molto male, ok? Queste tre strategie tu le puoi mettere immediatamente in atto, ovviamente possiamo scendere in profondità, possiamo guardare un sacco di cose, l'importante è che tu abbia capito oggettivamente che va fatto tutto in fase di scaling, quindi effettivamente quando le cose funzionano, quindi quando posso limitare il rischio di farmi veramente male. Ripeto, vedo tantissime persone che cercano di scalare immediatamente, purtroppo si fanno molto male, non è quello che vorrei che accadesse qui, ok? Quindi se all'inizio non hai sufficientemente i dati eccetera eccetera, questo video non fa assolutamente per te, salvalo, se vuoi guardalo, ma guardalo con la consapevolezza che ci dovrò tornare quando sarà arrivato il mio momento, in questo caso magari non lo è. Invece se sei pronto a scalare, questo video credo che ti possa aiutare a fare delle riflessioni importanti, a ragionare su come puoi scalare, che cosa puoi portarti a casa, e soprattutto è un video che se hai un amico, un collega, il tuo boss che sta pensando di scalare, mandaglielo così capisce e potete ragionare insieme sulle varie possibilità che ci sono. Ovviamente ce ne sono tante altre oltre queste, ma credimi che già queste ti permettono di fare degli ottimi focus su come effettivamente scalare e ottenere dei risultati incredibili. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video e da Ale Lorenzi è tutto, ciao!